Magari questo ci avrebbe aiutati a farci sentire un pochino meglio. Però dovete promettermi di non prendermi in giro, ok? Allora, ho dipinto questo perché credo che la storia parli della vita, e la vita è piena di colori. Ognuno di noi, venendo al mondo, aggiunge i suoi colori al quadro, e anche se questo quadro non è molto grande, voi dovete immaginare che prosegua all'infinito, in ogni direzione, diciamo fino all'eternità. Perché la vita è questo, giusto? Se ci pensate, è pazzesco che un centinaio di anni fa un ragazzo che non ho mai conosciuto sia arrivato in questo paese con una valigia. Che abbia avuto un figlio, che poi ha avuto un figlio, che ha avuto me. Perciò all'inizio dipingendo pensavo che magari in questa parte del quadro ci fosse quel ragazzo e qua giù, in quest'altra parte, ci fossi io. Ma poi ho pensato, e se tutti noi fossimo in ogni parte del quadro? Se ci fossimo ancora prima di venire al mondo e se ci restassimo anche dopo la nostra morte? Se i colori che ognuno di noi continua ad aggiungere si mescolassero l'uno all'altro, fino a renderci tutti dello stesso colore, a renderci una cosa sola, un unico grande quadro. Berretto fortunato. Berretto fortunato. Insomma, mio padre non è più con noi. Non c'è più, ma è ancora qui. È con me tutti i giorni. Anche se non riusciamo a vederlo, tutto ha un senso in qualche modo. Moriranno delle persone nelle nostre vite, persone che amiamo, nel futuro, forse domani, forse tra 3 anni. Ma è bello pensare che anche se qualcuno muore e non possiamo più vederlo o parlargli, non significa che non sia più parte del quadro. Credo sia questo il punto dell'intera questione, che la morte non esiste. Non esiste un tu, un io o un loro. Esiste solo un noi. Perciò questa cosa disordinata, selvaggia, colorata e magica che sembra non avere né inizio né fine. Significa questo. Sì, siamo noi.